Ok ragazzi, rieccoci, si riparte dalle terre molisane Ostrega. Oggi arriviamo in una cittadina spettacolare, ma penso che lo vedrete già dal video e lo capirete già dal titolo dove si arriva. Da un po' che volevo visitarla e ho colto l'occasione, sono in giro. Comunque faremo tutto entroterra, niente autostrada, niente. Siamo fuori da pesche. Comunque località tranquille, per uno che vuole fare le vacanze tranquille, tranquilla. Ok, appena si fanno le strade più interessanti, ragazzi. Ci vediamo dopo! Stradelline, che stradelline! Ma sì, dai, già che ci siamo. Già che ci siamo, facciamo benza. Facciamo benza. Che spettacolo, ragazzi! Bello! Una bella zona anche questa. E la strada è bella larga, eh? Divertente. Viva il Molise! No, ma che spettacolo! Ma che spettacolo! Quello lì dovrebbe essere Colli a Volturno. L'Umolisu! Bello, bello! Bello! Spot foto. Spot foto, ragazzi. Ok, proseguiamo, ragazzi. Fatto fotina. Fotina. Va, che bello però, cioè, davvero bello. Bei panorami. Il Molise è bello perché c'è in giro poca gente, non è caotico come altre regioni, almeno così mi è sembrato di vedere poi. Che spettacolo! Va che spettacolo! Proprio bello il Molise, proprio bello il Molise. Viva la libertà! Viva la libertà! Viva! Che stradelline! Cioè, ditemi che non è bello il Molise, guarda qua! Vaglie! Comunque ragazzi, vi ricordo che se riesco vi lascio le tracce delle strade che sto facendo. Le tracce o comunque la mappa Google. Boh, che spettacolo!
po' di ghiaino in terra, è un po' sporchino. Ah, ma che strade! Wow, mamma! Santa Caterina, sarà un passo questo, un valico. Eccolo qua che sfalcia l'erba. Che spettacolo. Tac, foto. Foto! Spettacolo ragazzi, spettacolo! Sto salendo mica male, eh? Oh, belli alti. Teoria fra un po' ci sarà anche cambio di regione. Lo vediamo. Adesso qua guarda che bella. Tratti belli e tratti che fanno schifo. Immersi proprio nella natura, ragazzi. Ecco qua, Lazio Molise, ragazzi. Si passa il Lazio. Siamo nel Lazio. Ma non so se magari non hanno l'abitudine di dargli il nome ai passi, però almeno potrebbero dare, se qua mi sembra un bel passo da dargli, fare un cartello con scritto passo. Di qualcosa, non lo so, siamo anche abbastanza alti. Adesso iniziamo a scendere, tanto ci sono sti paeselli qua. Ricordiamoci che siamo nel Lazio. Comunque vabbè, siamo zona tra Molise e Lazio, passando da Colli a Volturno e scendiamo verso Sora per capirci la zona. Comunque vi lascio ragazzi, una bella mappa in descrizione video. In descrizione video. Ottimo. Oh, ottimo. Ok, adesso qua si parte con un po' di statali. Belle grandi. Siamo 15 km da Sora e sono appena sceso da passo, non so che passo è. Ok,
ragazzi, abbiamo cambiato di nuovo regione. Ora sono in Abruzzo. Poi rientrerò comunque ancora in Lazio perché la destinazione di oggi si trova nel Lazio, quindi faremo sto pezzo di Abruzzo e poi si entrerà nel Lazio. Che i posti qua sono davvero carini. Siamo nel mezzo della dorsale appenninica del sud. Avezzano, verso Avezzano, 36 km da Avezzano, appena passata Sora, si va verso Avezzano. Ragazzi, qua siamo ad Avezzano, mi fanno passare per il centro dove c'è sto castello qua, bello. Siamo a Rieti, siamo appena entrati in Rieti. Ok, ci hanno fatto fare una deviazione perché c'era la statale chiusa. Magari per lavori, boh. Di deviazione per di qua. Siamo tra Rieti e Terni. Bella zona anche questa. Zona collinare. In collina. Le colline appenniniche. Ragazzi, andiamo a vedere la cascata delle Marmore, visto che è qua in zona. Andiamo a vedere il bel vedere inferiore. Vediamo sta cascata, 1 km. Wow ragazzi, guardate qua, spettacolo! Ragazzi, cascata delle Marmore, spettacolo! Che stradellini cominciano! Le strade simil toscane, ragazzi, quasi. Altra strada interessante, ragazzi. Sarà qualche altro valico appenninico. Questo qua ci porterà direttamente in zona Civita. Peccato il camion. Qua cominciano i borghettini. Guarda qua. Fornole, Fornole. Sì, cominciano i borghi, eh. Guardate qua. Qua ci sono le mura sulla destra.
Belli, belli, belli. E anche la zona non è niente male. Da qua. Guardate qua. Sulla roccia. In mezzo alla selva oscura. Bello, che bel passaggio sul ponte. Che strade, ragazzi! Altro borgo. Questo dovrebbe essere Lugnano. Lugnano in Teverina. Ogni tanto così spuntano i castelli. Comune di Alviano di Civita. Ragazzi, la grotta su Civita. Civita, quella è Civita. Spero che si veda bene. Comunque adesso vado a fare un giretto a Civita. E guardate anche il posto qua, proprio in una grotta. Cucinino. Camera col soppalco scavata nella grotta. E là c'è Civita, spettacolare ragazzi. Spettacolare! Niente, io concluderei qua questo video, ragazzi. È stata una giornata molto piena. Cascate della Marmora spettacolari, tutto bello. E lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao ciao!